Mister Carlucci, terza partita di campionato e terzo successo, 9 punti nelle prime 3 gare, se l'aspettava all'inizio della stagione un avvio così fulminante? No, no, sicuramente non me l'aspettavo, però uno ci crede sempre, poi sai che uno tira l'altro, però oggi devo dire che il risultato comunque è ampiamente largo, ma dobbiamo analizzare la partita perché i primi 20-25 minuti un ottimo Villa ci ha messo in difficoltà. Lo sapevo, avevo avvisato i ragazzi che era una partita difficilissima, infatti il campo l'ha testimoniato. Adesso la stagione comincia a sorridervi dopo l'avvio balbettante di Coppa, tra l'altro avete tra virgolette vendicato la sconfitta di Coppa proprio con il Villa. Sì, sì, ma ripeto, ogni partita è una storia a sé. Oggi sapevo che era la partita più difficile, l'avversario più difficile, perché è un avversario che aveva perso in casa e comunque un avversario che è sempre in gara, che non muore mai, è ben organizzato da mister Vitale. Infatti ho avvisato i ragazzi tutta la settimana che era una partita difficile, non inganni la classifica. Però i ragazzi sono stati bravi, concentrati, a soffrire quando c'era da soffrire, tipo i primi 20 minuti dove loro comunque erano più in palla, hanno colpito un palo e molto probabilmente forse meritavano anche di andare in vantaggio. Nel momento in cui l'abbiamo sbloccata siamo stati intelligenti a gestire e poi a colpire in ripartenza. C'è stata la possibilità anche di far esordire qualche giovane, ad esempio il secondo portiere che ha avuto i suoi 5 minuti di gloria. Sì, Mattia Di Giacomo è un bravissimo ragazzo, soprattutto sta al campo di Cupello 7 su 7 perché lui gioca con gli allievi, con la juniores e viene in panchina con la prima squadra. Parliamo di un 2005, quindi un ragazzo di prospettiva, se lo meritava e oggi era giusto farlo esordire. Ma comunque ci sono anche altri ragazzi molto validi in questo settore giovanile che comunque man mano, se ci sarà la possibilità, faranno il loro esordio. Mister Vitale, per lei, contrariamente al mister Carlucci, non è stata una bella giornata a livello di risultato, eppure non possiamo dire che i suoi non ci hanno provato, è mancata un po' di concretezza sotto porta. Sì, i miei ci hanno provato fino all'ultimo, purtroppo è mancata qualche
qualche gol, le occasioni abbiamo avute, abbiamo costruito, però sapevamo che venivamo a casa del Cupello, che è una squadra esperta, gioca insieme da tanti anni, però io sono comunque contento della prestazione, dispiace per il risultato. E cosa ha detto ai suoi ragazzi alla fine? Ho visto che li ha riuniti in un capannello. No, li ho riuniti e li ho riassicurati e gli ho fatto i complimenti, perché secondo me quando dai tutto è importante che il proprio allenatore sta a fianco a loro e li fa sentire importanti e gratificati del lavoro fatto. Una battuta sulla squadra di casa? La squadra di casa, come dicevo prima, è una squadra solida che gioca insieme da tanto tempo, e le qualità ce l'ha. Adesso è prima in classifica, mercoledì ci sarà lo scontro a vertice e vediamo un po' cosa succede.